Con la riattivazione dei corsi dell'area dell'artigianato artistico, CRE Forma consolida un'esperienza più che trentennale, che ha permesso di formare numerosi ed affermati restauratori operanti in Italia e all'estero, tanto da costituire una vera e propria scuola e con essa una tradizione riconosciuta. Io ho preso la laurea triennale in Scienze, Conservazione e Restauro per i Beni Culturali all'Università di Parma. Ho iniziato anche la specialistica di quel corso di laurea, poi ho scoperto questo corso a Cremona e ho iniziato a frequentarlo. Sono di Taiwan, prima ho fatto la scuola di liuteria e appena diplomato. Io faccio l'antiquario restauratore da 20 anni circa. Nella mia formazione culturale mancava questo aspetto sulle opere in carta, pergamena, opere in piano, disegni. Nel settore della conservazione dei beni culturali abbiamo 3 corsi attivi, abbiamo il tecnico di restauro di beni culturali, di affreschi, stucchi e materiali lapidei, il tecnico del restauro di beni culturali dipinti su tela, su tavola e il tecnico del restauro di beni culturali, librari, documentari e opere su carta. Siamo all'interno di Santa Maria Maddalena, una chiesa fra le più interessanti e le più complesse del patrimonio artistico cremonese. Il compito delle allieve è quello di intervenire prontamente per fermare lo stato di avanzato degrado. Sono molto appassionata all'arte italiana, provengo dalla Russia. Essendo già pittrice, ho capito che mi manca studio nell'affresco. Io tutte le volte che arrivo a casa faccio qualcosa di particolarmente emozionante, perché poi mi faccio proprio coinvolgere emotivamente dal pezzettino che sto restaurando piuttosto che alla parte che ho salvato. È molto, sì, interessante. Ho frequentato corso di storia dell'arte triennale e sono laureata e ho preso anche la laurea magistrale in diagnostica del restauro. E ho deciso poi di frequentare anche questo corso perché ho in questo modo la possibilità di lavorare manualmente con le opere. Durante il tirocinio ci siamo occupati del restauro dell'altare di San Carlo sotto la supervisione della diocesi di Cremona e l'abbiamo svolto completamente nel laboratorio del CRE Forma. Siamo al Museo Civico alla Ponzone nel laboratorio di manutenzione conservativa, dove col CRE Forma abbiamo una convenzione per dare la possibilità ai ragazzi di lavorare direttamente sulle opere del Museo Civico e utilizzando i loro laboratori. Questo è un codice del XV secolo realizzato qui a Cremona. Ci stiamo lavorando perché stiamo cercando di documentare la situazione attuale, sempre finalizzata alla progettazione dell'intervento di restauro. Il corso è attivo dalla fine degli anni Ottanta, è un corso storico di questa scuola, è uno dei pochi corsi in Italia. I ragazzi sono al secondo anno, stanno lavorando soprattutto per opere molto interessanti quest'anno, provenienti dal Museo di Cremona, dalla Biblioteca Statale, dall'Archivio Diocesano, dall'Archivio di Stato e anche da altre fondazioni importanti. Un corso del genere, grazie alle numerosissime ore di laboratorio, ti copre tutta la parte pratica che è necessaria in questo lavoro. Con riferimento invece al filone della valorizzazione della cultura musicale, abbiamo attivato a Crema, culla dell'arte organaria, il corso di tecnico di restauro organi a canne e a Cremona abbiamo attivo il corso per costruttori di archetti. Ci troviamo all'interno della ditta Inzoli Cavalier Pacifico, ditta fondata nel 1867, che con i miei fratelli praticamente mando avanti da 145 anni. E alcuni nostri allievi vengono appunto a fare il tirocinio, a imparare appunto a restaurare, a saldare e a intonare poi nel percorso finale le canne e accordarle anche. Prima ho imparato per costruire strumenti ad arco, violini, viola, e adesso costruisco anche archetti per strumento per completare questa mia attività. Noi stiamo lavorando nell'ambito di un progetto che è stato finanziato dalla Regione Lombardia in collaborazione con la Scuola di Liuteria di Cremona. L'attività principale che viene insegnata nell'ambito di questo corso è la costruzione dell'arco moderno. Cosa vorrei fare dopo? Io sicuramente voglio restare in ambito musicale perché è la mia passione,
e sicuramente sarò artigiano, voglio essere artigiano. Grazie al progetto di restauro del patrimonio storico-artistico per la valorizzazione della cultura musicale, finanziato dalla Regione Lombardia attraverso il dispositivo Lombardia Eccellente e promosso dal Distretto Culturale della provincia di Cremona tramite Fondazione Cariplo, CR Forma ha avuto l'opportunità di rilanciare la sua azione finalizzata a formare figure professionali in grado di operare con competenza, abilità e autonomia nel processo di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.